Il metodo di costruzione dell'immagine cinematografica di Pasolini è fortemente influenzato dalla vocazione pittorica dell'autore maturata all'Università di Bologna nei corsi dello storico dell'arte Roberto Longhi, anch'egli cinefilo. L'amore di Pasolini per l'arte traspare già nei suoi primi film attraverso un uso vivace e dinamico del colore e delle singole inquadrature e attraverso citazioni dell'arte rinascimentale e manierista. Nel film Mamma Roma ci sono due citazioni esplicite dell'arte rinascimentale. Nella sequenza del banchetto nuziale c'è il riferimento all'ultima cena di Leonardo da Vinci. E nella famosa sequenza della morte, il cui figlio è su un letto di prigione, Pasolini scelse il dipinto di Mantegna, il Cristo morto, come modello, quindi il ragazzo sembra un Cristo moderno. Oggi conosciamo tutte le fonti iconografiche contenute nei film di Visconti. Da Silvestro Lega a Telemaco Signorini, da Fattori a Hayez e altri. Nel film Senso troviamo citato uno dei quadri più famosi di Hayez, Il bacio. E la scenografia dell'appartamento di Franz Mahler a Verona si riferisce al dipinto La lettera di Telemaco Signorini ed è ripreso l'appartamento dei soldati austriaci dal suo famoso dipinto La toilette mattutina del 1898. Anche in questo caso la toilette mattutina di Signorini è citata da Bolognini in ogni dettaglio nella ricostruzione del bordello di Via del Presto nel film La Viaggia. E anche nel film di Visconti, Il gatto parto, del 1963, i riferimenti alla pittura dei macchiaioli sono espliciti, come nel dipinto L'elemosina di Silvestro Lega, per quanto riguarda i costumi e gli atteggiamenti delle donne, e da Pescivendoli all'Erici, di Telemaco Signorini, per l'atmosfera figurativa della sequenza dei quartieri bassi di Palermo. Anche Fellini utilizzava riferimenti pittorici, come possiamo vedere in questo fotogramma del suo Casanova del 1976, che possiamo paragonare al ritratto di Monaca del pittore Giacomo Cerruti. E anche in questo fotogramma del 1969, in Fellini Satiricon, dove come in Pasolini troviamo l'iconografia del Cristo morto di Mantegna. Anche nel regista Peter Greenaway notiamo un forte interesse per la pittura e una grande cura nella composizione dell'immagine, non solo come scelta estetica, ma anche come presa di posizione anti-hollywoodiana. Un ottimo esempio del rapporto tra cinema e arte lo possiamo trovare nel film I misteri del giardino di Compton House del 1982, dove Greenaway unisce l'indagine teorica, cioè la verità dell'arte, allo splendore figurativo, frutto degli studi pittorici del regista. Il film è fortemente influenzato nelle sue citazioni iconografiche da Caravaggio, Rembrandt, Vermeer e Georges de Latour e dalla grande tradizione della pittura di paesaggio inglese del 600 e del 700.